Introducing the Ghost Experience. The Ghost Experience lets you choose between two different ways to play the PvE version of Ghost Recon Breakpoint. Regular, the way the game was released, and immersive, a new way to experience the game. While regular lets you play with weapons and gear of different levels and rarity, immersive mode removes the notion of gear score entirely. The new tactical settings will change the way you play. New HUD settings are also available, allowing you to fine-tune your preferred level of information at any point in time. The objective of the Ghost Experience is to give you total freedom of choice. As such, you can switch between immersive and regular mode at will. Of course, you can play in co-op with players in different modes, and every setting can be tweaked so that you can create your ultimate Ghost Experience. Il fotografo passerà guai seri se la Sentinel lo trova prima che lo faccia io. Ehi, Nomad, ho qualcosa che potrebbe interessarti.
incontrarti. Grazie per tutto quello che fai. Avresti mai detto che saremmo finiti così? Avresti mai pensato di finire qui? Pensavi che sarebbe successo questo quando è comparsa la Sentinel? Da un'occhiata, vedi cosa ti piace.
pronto per il combattimento. Sai che sarebbe successo questo quando è comparsa la sentina? Mi hai detto che saremmo finiti così. Avresti mai detto? Ho quello che stai cercando.
pensato di finire qui. Avresti mai detto? Pronto per il combattimento? Avresti mai detto che saremmo finiti così? Come va? Bene, ma devo farti vedere una cosa. Lì, sul tavolo. Lo riconosci? Sì, è Victor Kost. Ex servizi segreti. Io dico che è qui per conto della CIA. Beh, se è una talpa, forse potrebbe aiutarci. Da quello che so, si trova da qualche parte vicino a Channels. Potresti iniziare a cercare lì. Ok, vedrò cosa riesco a scoprire. Hai fatto un bel lavoro. Felice di aiutare, anche se sono ridotto così. Pensavi che sarebbe successo questo quando è comparsa la Sentinel?
Contatto col nemico! Vedo gli ostili! Contatto con gli ostili! Contatto! Contatto! Roger, non facciamoci mettere i piedi in testa! Continuate a sparare! Perdo di vista il bersaglio. Troviamolo prima che scappi. Che fai qui? Perché lavori con la Sentinel? E non prendermi per il culo. So tutto di te. Oh, e cos'è che pensi di sapere? So che non sei qui per aiutare la Sentinel. Quindi perché sei qui? Sono solo venuto a aiutare un vecchio amico. Credo che voi due vi conosciate già. Dalla Bolivia. Intendi? Senti, faresti meglio a parlare col nostro amico. Io sono qui per aiutare. Lui può darti tutte le informazioni che vuoi. Non posso comunicare fuori da Uroa, ma sull'isola questo funziona. Servirà a mettervi in contatto e ti darà la sua ultima posizione. Ah, grazie dell'aiuto. Adesso vai. Tutta l'operazione va a puttane se qualcuno ci vede insieme.
Segreto. Ce l'hanno fatta. Anche qui non c'è altro che il silenzio. Niente, tutto tranquillo qui. Ricevuto, torniamo indietro.
Matchwood, lieto di rivederti. Una volta ero Matchwood, ma è stato molto tempo fa. Ora puoi chiamarmi Deep Blue. Ricevuto, Deep Blue. Non so cosa tu stia facendo su Auroa, ma voglio aiutarti. Il tuo aiuto è sempre ben accetto. Come ti trovi su questa cazzo di isola? È un po' come in Bolivia, solo che fa più schifo. Parole sante. Sì, anche qui niente di strano. Hai visto qualcosa? Dai, chiudi la bocca. Hai già fastidioso come sta. Bersagli.
Vedo che hai perso colpi dalla nostra ultima avventura in Sud America. Stare qui su Auroa non è stata proprio una vacanza. Coprimi le spalle, devo recuperare dei dati. Allora, che ci fa qui il leggendario Sam Fisher? Cerco un uomo chiamato lo Stratega. È collegato a diversi rapimenti in tutto il mondo, tutti specialisti militari. Non sappiamo cosa voglia, ma si trova su quest'isola. Se lo portassi davanti ai membri del Congresso, potrebbero autorizzare un'invasione. Manderanno la cavalleria? Sì. Ma per ora siamo solo noi. Da un'occhiata. Midas, figlio di puttana. Sei duro a morire, eh? Ora è meglio se ce ne andiamo. La Sentinel verrà a controllare chi ha fatto l'accesso da questo computer. Me. Va alla torretta. A guidare ci penso io. Hai scoperto su Midas? È in mano allo stratega. Pare lo stia usando per il suo progetto. E perché Midas è coinvolto in questa storia? Non è chiaro. Sta lavorando su un qualche nuovo sciame di droni. L'unica cosa che mi interessa è recuperare Midas. Ti aiuterò. Lo stratega non è un mio obiettivo. Lo capisco. Farei lo stesso se si trattasse di uno dei miei uomini. Cosa ha in mente lo stratega? Perché vuole Midas? Mi piacerebbe saperlo, ma scommetto che lo stanno mettendo sotto torchio.
Quel figlio di puttana la pagherà. La pagherà cara. Non preoccuparti, lo farà. Ma prima mi serve vivo e fuori dall'isola. Devo portarlo davanti alla giustizia. E come pensi di fare? Abbiamo provato ad atterrare con gli elicotteri. Uno sciame di droni ci ha abbattuti. Niente entra o esce. Ho un velivolo in attesa, pronto a raggiungermi. Scoprirò come superare quello sciame di droni. Ogni cosa ha un punto debole. Midas è in mano allo stratega e non posso eliminarlo da solo. Aiutami a catturarlo e ci porterà dal tuo uomo. Te lo prometto. Lavoro di squadra, eh? Perché no? In Bolivia ha funzionato. So dove trovare nuove informazioni. Questa volta dovremo essere furtivi, quindi è arrivato il momento di imparare nuovi trucchi. Trucchi di Echelon. Quando sei pronto, vediamoci al punto di ritrovo, così possiamo iniziare.